Amici di Superbike Italia, ci troviamo un'altra volta nella splendida cornice del Misano Circuit. Cosa saremo qua a fare, vi starete chiedendo? Questa volta a provare delle Yamaha R1? Eh no, sono sempre quelle, le Yamaha R1 non sono cambiate. Ma allora che cosa c'è di nuovo da provare? Semplice, le proposte inedite da parte di Dunlop per quanto riguarda le coperture più sportive della loro gamma, le D213 GP e le KR Slick. Dunque, in questa occasione parleremo delle gomme slick di Dunlop, le KR. Beh, come saprete, le slick sono in assoluto le gomme più tecniche che possiate usare per le vostre moto. Sono pneumatici che ovviamente non si possono usare in tutti i casi e, come saprete, non sono omologati per l'uso stradale perché sono troppo lisci e tra l'altro vi beccano subito, a differenza magari delle intagliate. Quindi non fate i furbacchioni che i poliziotti le sanno sta cosa, che se le gomme sono lisce non si possono usare. Stupidaggine a parte, dicevo, sono gomme molto tecniche anche per quelli che le usano in pista, perché sono rivolte principalmente agli smanettoni, diciamo, più evoluti, a quelli più veloci. Ci sono infatti delle proposte intagliate, come sempre in casa Dunlop, le D213 GP, che abbiamo avuto occasione di provare oggi insieme a queste KR, ma insomma sì, se volete il massimo dei massimi dovete rivolgervi alle KR Slick. E avrete notato nel frattempo che qui accanto a me stavolta non c'è il nostro Lore. Cavoli, tu non sei Lore. Accidenti, questo è il nostro Roberto Finetti, che è un vero guru per quanto riguarda i pneumatici da moto. Probabilmente se avete partecipato a qualche Dunlop Day o comunque se bazzicate spesso le piste l'avrete già visto. Lui sa veramente tutto per quanto riguarda le gomme da smanettoni e quindi adesso lo introduco. Prima di tutto, cosa fai tu in Dunlop? Mi occupo di tutto quello che sono le attività della business unit moto. Esatto, infatti noi ti vediamo spesso qua con noi in pista. E senti, mi fai una piccola introduzione tecnica per quanto riguarda sia le KR sia le D213 GP. Tra l'altro le KR sono quelle che usano proprio nel CIV, perciò gomme veramente di livello altissimo. Sì, assolutamente sì. Il KR per noi è il prodotto slick per definizione. È un prodotto che subisce continui miglioramenti, nuove soluzioni, nuove mescole, nuovi profili e nuove carcasse, e quindi ogni anno bene o male portiamo qualche miglioria a favore poi dei motociclisti. Oggi stiamo usando i KR nelle due soluzioni, per la 600 il KR 108 in 190-55, mentre sull'R1 utilizziamo la 200-70, quindi il pneumatico del CIV Superbike, per capirci, in abbinato entrambe all'anteriore in 125-80. Ok, senti, io ho visto che quelli del CIV sono molto soddisfatti di queste gomme, ma dimmi una cosa, cosa hanno di particolare soprattutto in quest'ultima evoluzione che avete voi presentato comunque da non molto tempo? Allora, abbiamo migliorato anche in funzione di quello che ci chiedevano i piloti e i team. Abbiamo raccolto nel 2022 i primi feedback su quelli che potevano essere le aree di miglioramento. Abbiamo modificato sull'anteriore, abbiamo aggiunto una striscia di mescola sulla parte centrale un po' più sostenuta per aiutare nella parte di frenata, senza però compromettere il grip a centro curva con la mescola del fianco. Invece sul posteriore i piloti chiedevano un maggiore grip al massimo angolo di piega, quindi per fare pick up. Siamo andati a distribuire in maniera differente, un po' più distanziata, l'avvolgimento a 0 gradi nella parte esterna del pneumatico. Questo consente al pneumatico di flettere un po' di più, avere più impronta e quindi poter dare gas prima e di più. Infatti, tra l'altro, le Dunlop sono famose perché hanno un posteriore con una pressione di gonfiaggio abbastanza bassa, quindi diciamolo subito, è giusto tenerla abbastanza bassa questa pressione, è una cosa studiata da voi? Sì, corretto, è un po' una nostra filosofia nel DNA. Noi utilizziamo delle carcasse con tecnologia Entech, sono carcasse con materiali particolari che permettono di far lavorare il pneumatico a pressioni più basse. Si possono utilizzare in questo caso i KR in 200-70 anche a 1,4-1,5 in esercizio. Sono pressioni minime, ok?
però comunque hanno una forbice abbastanza ampia per andare ad affinare, a trovare il miglior feeling per il pilota. Senti, ma sai che sei veramente preparato? Io pensavo di coglierti in castagna e invece m'hai fregato, però adesso dai, mi gioco il jolly. Io oggi ho provato anche le D213 GP. Allora, abbiamo detto che le KR sono il top dei top, insomma, se le usano nel CIV e vanno veramente come dei missili vuol dire che qualcosa di buono l'avete fatto. E invece le D213 GP, secondo te, cosa hanno di particolare per delle gomme intagliate? Che tra l'altro, prima parlandone, mi hai detto anche che in teoria sarebbero omologate anche per l'uso stradale, anche se ovviamente noi lo consigliamo. Allora, le 213 nascono come prodotto motorsport intagliato. Noi abbiamo voluto dotarle di omologazione, quindi col codice velocità in W e tra parentesi, per avere l'omologazione per le corse su strada. C'è anche da dire che le misure 180-60 e 200-60 restringono di molto il parco di moto che le possono montare a libretto. Ora, al di là della misura e dei codici di velocità corretti, è e rimane un prodotto motorsport, quindi non consigliabile per l'utilizzo stradale, proprio perché ha mescole che lavorano in determinate condizioni che difficilmente si riescono a trovare su strada. Hai ragione, però prima parlando mi hai anche detto che secondo te le D213 GP dovrebbero essere le gomme considerate dall'amatore medio, quello che comunque va in pista per divertirsi, magari gira in buoni tempi, ma non è magari interessato alle gare o comunque non è uno che gira sotto i 2 minuti netti al Mugello. Allora, diciamo che le gomme slick bisogna un attimo prendere confidenza con la tipologia di gomma. È un pneumatico che da nuovo muove molto meno, quindi genera un po' più tardi calore per generare grip, mentre un pneumatico intagliato ha la possibilità con i suoi intagli di muoversi e abbreviare, diciamo così, i tempi di surriscaldamento. Le 213 per noi è stato un prodotto molto importante, anche questo ha avuto diversi step evolutivi, però a essere onesto credo che lo sviluppo dei prodotti motorsport vada più nella direzione dei pneumatici slick, questo anche in funzione dei regolamenti che oggi sono applicabili non solo in Italia ma anche nel resto del mondo e delle altre competizioni. Certo, ovviamente. Senti, adesso però voglio dare un attimo le mie impressioni sul test che ho fatto questa mattina. Allora, prima di tutto ho provato sia le KR Slick, sia le D213 GP, sia su un R1 GYTR, sia su un R6 GYTR. Allora, le impressioni sono state, onestamente, se devo essere sincero, io sono uno smanettone della domenica, uno smanettone veloce, non sono certo un pilota di professione. Senti Roberto, permettimi di dirtelo, io sinceramente ho trovato le slick addirittura superiori alle mie capacità, perché ho provato a girare con le R1 tenendo il traction control al minimo, provando a dare gas, però io i loro limiti non sono riusciti a trovare. Ma sono scarso io o è normale veramente? No, il pneumatico è effettivamente molto prestazionale, trasmette anche con queste carcasse abbastanza sostenute, permette di avere una connessione con il gas e quello che fa la moto veramente immediata. E ci sono curve dove si apre il gas e si viene sparati veramente in uscita, e questo è il bello, insomma, una caratteristica dei nostri prodotti. E la seconda, al di là del grip assoluto che è sicuramente buono, lo noterai nel corso dei turni perché abbiamo tutto il pomeriggio per girare, una costanza di rendimento, quindi non abbiamo dei cali, dei drop che spesso l'amatore o il pilota può soffrire, insomma si utilizza la moto, la stessa moto dal primo giro al giro 70. Ecco, io personalmente una cosa che ho notato delle slick che mi è piaciuta veramente tanto è comunque che danno anche un buon feeling iniziale, perché io sono entrato ovviamente con le gomme appena tolte dalle termocoperte, però con ancora la cera sopra, se possiamo chiamarla cera, e comunque un mezzo giro ero già assolutamente in confidenza e stavo già spalancando il gas come si deve. E poi man mano che ho cominciato a alzare il ritmo anche nei turni successivi, una cosa che mi è piaciuta molto di queste slick è il senso di progressività che danno in tutta la fase di percorrenza della piega. Comunque si può insistere tantissimo col freno in ingresso di curva, scendono in una maniera molto prevedibile, ti consentono quindi di regolare l'angolo di inclinazione della moto esattamente come vorresti fare, che su moto potenti e comunque cazzute come l'R1 è un dettaglio non da poco. Sì, assolutamente, secondo me hai centrato l'essenza del prodotto, che vuole essere un prodotto performante ma anche comunicativo e facile. Quindi la scelta, la definizione dei profili aiuta
a sviluppare questa sensazione che hai descritto. Entrare in curva col freno tirato grazie alla parte centrale è sicuramente cosa più semplice da fare con questa ultima specifica. Diciamo che stiamo andando in quella direzione per renderli veramente plug and play e piacevoli un po' per tutti. Va bene, senti, invece sotto l'aspetto del puro godimento personale, lasciami dirlo, ma io quando ho girato con l'R1, con le D213 mi sono sentito un pochino più figo, perché con quelle un pochino sono riuscito a farle scivolare col traction control al minimo, dato gas, e sentivo che lo slide control dell'R1 cominciava a funzionare, e insomma mi sentivo uno capace, uno forte. E una cosa che ho notato anche delle D213, che sono anche un pochino più svelte, e io pensavo che fosse una questione di avantreno, invece tu mi hai spiegato che è tutta cosa del posteriore. Sì, perché in realtà i due modelli condividono il profilo, sono sostanzialmente lo stesso pneumatico, dopo cambiano magari le mescole, ma il profilo, quindi la velocità con cui l'anteriore aiuta ad entrare, è la stessa. Di conseguenza la causa, diciamo così, la diversità sta nel profilo posteriore, dove si può decidere, se ci si è indirizzati, nel avere un profilo o più veloce a scendere o un profilo con un'impronta terra un po' più stabile. Queste sono un po' le due differenze che chiaramente caratterizzano un pneumatico. Il 213 non è il KR intagliato, insomma sono proprio prodotti diversi che condividono gran parte, ma non completamente tutta la tecnologia. Va bene, per quanto mi riguarda, quindi entrambe le gomme promosse, e tra l'altro comunque stamattina ci abbiamo fatto anche già diversi turni, parecchi, perché comunque siamo in quattro giornalisti che ci stiamo alternando con le moto, guidandole praticamente quasi ogni mezz'oretta con dei turni, e onestamente per adesso non ho notato cali di performance né da parte delle slick né da parte delle D213 GP, ed è questa una cosa che mi dici che è un po' il vostro vanto delle gomme Dunlop. Io ovviamente mi dovrò fidare di te per questo, perché non starò qua fino a domani mattina finché non saranno alle tele, però tu mi dici che in teoria dovrebbero durare di più. Assolutamente sì, è lo studio del comportamento delle mescole. Noi da tanti anni siamo nel mondiale endurance con ottimi risultati, e questo ci ha portato a sviluppare mescole con finestre di esercizio più ampie e una costanza di funzionamento fino a pneumatico finito, quando si cancellano i testimoni delle slick. E lo vedremo, noi abbiamo di fronte tutto il pomeriggio per girare, il ritmo è abbastanza serrato, quindi vedrete questa sera insomma che tipo di consumo avranno i pneumatici. Quindi mi stai dicendo che se io metto le KR Slick su una BMW GS e vado a Capo Nord posso stare tranquillo, no? Più o meno, dai. Più o meno. Senti Roberto, adesso prima di lasciarti lo sai che io ti devo sottoporre a un pochino di domande, perché di tortura, no, sai, tu lo sai che di essere un guru per quanto riguarda le gomme, e però c'è una tua qualità che io apprezzo particolarmente. Tu sei veramente un censore, un moralizzatore delle leggende metropolitane, delle stupidaggini che si dicono nei paddock. Avete presente tutte quelle dicerie, ah no, bisogna far così con le gomme? Ecco, lui è uno che sembra fatto apposta per smentire e per portare la verità vera su certi luoghi comuni. Quindi ti faccio un paio di domandine. Allora, partiamo dalla prima. Le termocoperte per le gomme da pista, quindi slick o comunque gomme tipo le D213 GP che sono studiate esattamente per l'uso in pista, sono utili, sono inutili, servono, è meglio non usarle, è meglio usarle? Dici la tua. Assolutamente meglio usarle, consentono di entrare innanzitutto in sicurezza e spingere da subito, allungano la vita utile del pneumatico, quindi si vanno un po' a minimizzare quelli che sono i famosi cicli termici. Sicuramente è un componente che per un pistaiolo non deve mancare nel furgone. Poi può capitare di dimenticarle, allora si può chiaramente girare in moto senza rinunciare al turno e alla sessione, però bisogna innanzitutto mandare il pneumatico in temperatura nei tempi e nelle modalità corrette, insomma tenere sempre presente che quando si entra le gomme sono fredde, aumenteranno molto di temperatura, aumenteranno molto di pressione, e quindi bisognerà ritararle e quant'altro. Chiaramente è una situazione un po' limite, insomma bisognerebbe evitarla. Quindi in teoria si può anche non usare le termocoperte, ma è meglio usarle, uno per un discorso di sicurezza, due per un discorso che potete sfruttare il turno completamente perché cominciate a tirare fin da subito, e tre perché allungate la vita utile del pneumatico. E tra l'altro tu mi hai anche detto che avete provato a misurare quanto tempo ci vuole per scaldare bene una gomma in teoria.
Sì, con rilevazioni interne dei sensori TPMS abbiamo visto che un pneumatico entra nella sua temperatura corretta di funzionamento anche dopo 5-6 giri. Quindi i primi 5 giri, sebbene si abbia grip, la pressione, la temperatura interna del pneumatico non è così stabile. Dopo all'incirca 6 giri, su un giro da 4 km, normalmente si raggiunge uno standard che viene mantenuto fino a fine della sessione. Considerando che uno smanettone medio un po' spompato regge 7-8 giri per un turno, insomma, avrete capito che conviene decisamente usare le termocoperte. Senti, la storia che le gomme si scaldano meglio zigzagando per strada, hai presente quando si parte, vedi anche quando si sale al passo, vedi tutti che vanno a zigzag dopo essersi fermati al bar, ma serve a qualcosa? No, non serve zigzagare, non è quello che manda in temperatura il pneumatico si scalda dall'interno verso l'esterno, quindi con i movimenti della carcassa. Il modo migliore per stimolare nel breve tempo i movimenti di carcassa sono accelerazioni progressive e vigorose e frenate abbastanza decise. No, non vuol dire 0-100, ma comunque una frenata abbastanza insistente sulla leva. Questo agevola il movimento e quindi l'entrata in temperatura. Quindi o vi mettete a massaggiare con le mani la vostra gomma prima di partire dal bar del passo, oppure fate accelerazioni e frenate, ma non fate quelle cagate lì delle robe zigzagare, sembrate che siete ubriachi, avete bevuto la grappa invece di aver bevuto il cafferino al bar del passo. Va bene, ultima cosa, ovviamente le pressioni delle gomme, bisogna ascoltare quello che consigliate voi produttori, non mettersi a fare le pressioni a caso. Assolutamente sì, bisogna informarsi, ogni pneumatico bene o male ha un range di pressione, compreso anche una pressione minima e una pressione massima. Se si sta nel range, il pneumatico è stato sviluppato per lavorare in quella finestra, quindi assolutamente il fai da te, la voce di a mio cugino non funziona. Non funziona in questo caso, e quindi questa cosa delle pressioni dei pneumatici è una cosa che ci chiedono anche spessissimo, e noi continuiamo a dirlo, dovete attenervi alle pressioni consigliate dal produttore. È così, ragazzi, dovete rassegnarvi, sono le pressioni giuste perché sono quelle determinate dopo tanti studi e dopo tante prove, capito? Fatelo. Bene amici di Superbike Italia, ringraziando il nostro ospite Roberto Finetti di Dunlop, vi ringraziamo per aver assistito a questo nostro video e vi ricordiamo che se vi è piaciuto tanto potete mettere like qui sotto, se vi è piaciuto in maniera spropositata potete sottoscrivere il canale e fare clic sulla campanella per essere avvisati alla prossima pubblicazione di un nostro nuovo video. Nel frattempo passano gli aerei, ci stanno venendo a prendere. Beh, intanto scappiamo. Ciao ragazzi, e date gas con le slick e con le gomme giuste per andare in pista.